Carissimi amici e amiche, benvenuti o bentornati in questo ciclo di catechesi mariane, La Madonna negli scritti di Maria Valtorta, un ciclo abbastanza consistente, siamo giunti alla 55ª puntata e certamente ce ne saranno ancora diversi perché siamo più o meno a poco più di due terzi del testo del padre Gabriele Maria Roschini, dove oggi inizieremo un'ampia sezione dedicata, temo che tema classico questo della teologia mariana, insomma della mariologia, ai singolari privilegi di Maria, una sezione amplissima che ci consentirà però anche di immergersi profondamente, guidati certamente dalle coordinate teologiche dell'illustre maestro, immergerci dentro come queste prerogative uniche della Madonna vengono descritte negli scritti appunto di Maria Valtorta. Sono tre i grandi privilegi della Madonna, no? Che hanno poi dato vita, questi tre, a quattro dogmi mariani. L'Immacolata Concezione, il primo, la Verginità Perpetua, il secondo, e l'Assunzione al Cielo in Corpo ed Anima, il terzo. È chiaro che il secondo ha dato vita a due dogmi perché nella verginità perpetua c'è anche la verginità perpetua nel parto, quindi dall'Immacolato Concepimento alla verginità nel parto, ecco, è facile il passaggio alla comprensione poi di quello che è il privilegio dei privilegi, perché la maternità divina di Maria, detta di tutti quanti i maestri di spirito e dei grandi teologi, tra cui spicca San Tommaso d'Aquino, è il motivo per cui la Madonna è una creatura irripetibile e che ha già in se stessa una dignità assolutamente ineguagliabile, perché non esiste nessun ente creato, nessuno neanche più alto degli angeli, che possa aver avuto l'onore di sentirsi chiamare mamma in verità o papà dall'Altissimo, da Dio stesso, quindi aver avuto un ruolo, diciamo così, così importante nel grande evento dell'incarnazione. Questo ce l'ha avuto soltanto Maria. E come emergerà dagli scritti, ce l'ha avuto Maria perché certamente è la piena di grazia, scusate, ma una piena di grazia che è anche stata un'ottima custode della grazia, non solo custode, un'ottima amministratrice della grazia, un'ottima investitrice della grazia, no? Ecco, la parabola dei talenti, certamente. È stata messa perfettamente in pratica da Maria Santissima. Nessuno ha ricevuto tanti talenti quanto lei, ma nessuno ne ha riportati tanti al Signore quanti gliene ha portati Maria Santissima, no? Moltiplicati fino all'inverosimile. Allora, ci addentriamo dentro questi tre privilegi. Diciamo, io ho sintetizzato così, non leggo per esteso il paragrafo introduttorio di questa sezione del padre Roschini, andando direttamente a focalizzarci sul primo privilegio. Ci porterà sicuramente avanti per diverse puntate, perché è un'amplissima sezione del testo, anche perché l'Immacolata Concezione, come dire, è quello da cui tutto parte ed è un fatto assolutamente straordinario, unico nella storia dell'umanità, unico, e vorrei aggiungere dire irrepetibile, perché Dio ha dovuto fare un miracolo veramente non indifferente per fare l'Immacolata Concezione. Comincio la lettura del testo. Affrontiamo qui un argomento altamente suggestivo, non solo per se stesso. L'Immacolata Concezione dà come il là, ossia l'intonazione a tutta la vita terrena di Maria, ma anche il modo con cui viene trattato negli scritti Valtortiani. Disse Gesù alla veggente: parlare del concepimento di Maria, la senza macchia, vuol dire tuffarsi nell'azzurro, nella luce e nell'amore. Ecco. Questo tuffo, a Dio piacendo, lo condivideremo anche noi, se ci lasciamo trasportare da queste celesti onde. Tuffarsi nell'azzurro. Sappiamo tutti quanti che l'azzurro è uno dei colori della Madonna, in un azzurro purissimo, sconfinato,
tuffarsi nella luce, in una luce fulgidissima, senza limite, senza la minima tenebra. Tuffarsi nell'amore, in un amore inebriante, estasiante, divino. Per tuffarci in pieno in questo oceano di azzurro, di luce e di amore, premetteremo alcuni preliminari. Poi considereremo il singolare privilegio dell'Immacolata Concezione sotto tre aspetti. Queste cose bisogna ricordarle perché poi le troveremo strada facendo. In se stesso, nei suoi fondamenti e nelle sue conseguenze. Mi permetto soltanto di chiosare, cioè la bellezza di questo testo è che il materiale di Maria Valtorta viene riorganizzato in chiave sistematica da un grande mariologo. Quindi, cioè, è un'operazione veramente spettacolare perché ha appunto dato ordine, quindi ci fa emergere un'immagine meravigliosa, tutto quanto questo patrimonio, quindi ricatalogandolo, diciamo così, secondo le categorie teologiche, mariologiche in particolare. Quindi è veramente un capolavoro, un servizio enorme, a mio avviso, che questo sant'uomo e teologo ci ha lasciato. Bene, i preliminari qui sono tanti. Adesso qui si è fatto tanto un excursus sul peccato originale. Vertono su quattro cose: sul peccato originale, sul debito che la Madonna ebbe di contrarre il peccato originale, sul singolare privilegio della preservazione dal peccato originale, cosiddetta redenzione preservativa, e sulla consapevolezza che di questo privilegio ebbe la Madonna prima dell'Annunciazione. Allora, andiamo con ordine, ci sono quattro punti. Il primo, il peccato originale. Primo punto dei preliminari, quindi. Per chiarezza è bene distinguere, qui ci fa molto bene fare un po' di ripasso di catechismo a tutti, no? Tra peccato originale originante, cioè come si verificò nei nostri progenitori Adamo ed Eva, e il peccato originale originato, come cioè si è verificato e si verifica nei loro discendenti per via di carnale generazione. Il peccato originale originante. Premetto che Dio concedette ai nostri due progenitori tre specie di doni. I doni naturali, essenziali, necessari per avere un essere umano, ossia l'anima razionale e il corpo. I doni cosiddetti preternaturali, i quali integrano la natura umana, ma sono indebiti, cioè non dovuti alla medesima. E sono tre: l'immunità dalla concupiscenza, ossia dalle disordinate inclinazioni dell'appetito sensitivo, l'immortalità del corpo e l'immunità dalle malattie, secondo, dono preternaturale, terzo, la scienza infusa proporzionata al loro stato. Doni soprannaturali, ultimo dei tre, la grazia santificante, che è partecipazione della natura divina con le rispettive virtù e doni infusi. Che cosa è successo con il peccato originale? Questa è proprio pura dottrina cattolica, quindi potremmo prendere queste parole e trasferirle nell'altro ciclo di catechesi, insomma, che sto facendo da un pochino di tempo. Col peccato originale i nostri progenitori perdettero per sé e per i loro discendenti i doni soprannaturali e quelli naturali, a zero. Quindi siamo tutti quanti soggetti alla concupiscenza, siamo tutti mortali, siamo tutti soggetti alle malattie, non abbiamo più la scienza infusa e tra l'altro nasciamo senza grazia santificante e senza virtù e senza nessun dono infuso. Poi, questi ultimi doni soprannaturali si possono recuperare, ma quelli preternaturali sono andati, d'accordo? E rimasero solo con i doni naturali, l'anima razionale del corpo, ma, come insegna la Chiesa, l'anima razionale del corpo rimangono, ma debilitati.
Il loro castigo, scrive la Valtorta, fu la privazione di quanto spontaneamente l'uomo aveva spregiato: la grazia, l'integrità, l'immortalità, l'immunità, la scienza. Queste sono citazioni delle lezioni sull'epistola di Paolo ai Romani, 23ª lezione. Sorge qui ovvia la domanda: di quale specie fu il peccato originale? A questa domanda ha risposto San Tommaso dicendo che nel peccato originale vi furono varie deformità, vale a dire superbia, disobbedienza, gola e cose simili. Fu perciò un peccato non già semplice, ma complesso. È quanto insegna, precisando, la Valtorta nei suoi scritti. I vari disordini del peccato originale originante, secondo la Valtorta, furono la superbia, cioè voler essere simili a Dio nel comunicare agli altri la vita, la disobbedienza al precetto di Dio spinti dalla superbia, la golosità o concupiscenza spirituale, voler conoscere il mistero della trasmissione della vita, e la lussuria o golosità del piacere sessuale. Faccio un piccolo inciso, io di questi argomenti ne ho parlato diverse volte, anche abbastanza recentemente in una catechesi che ho momentaneamente messa però in privato, perché per grazia di Dio ho avuto il dono di entrare in contatto con un testo fatto da una persona che mi ha proprio contattato per farmelo avere, che è un lavoro straordinario, stupendo, e un lavoro pazzesco, gigantesco, di studio di una serie abbastanza grossa, sono circa una ventina, di padri della Chiesa, ma del calibro, io conoscevo già bene gli scritti, qualcosa di San Giovanni Crisostomo, ma Clemente Alessandrino, San Gregorio di Nissa, Tertulliano, San Giovanni Damasceno, San Massimo il Confessore, Teodoreto di Ciro, una montagna di autori che convergono verso questa ricostruzione, cioè verso l'antica dottrina, poi diciamo andata un pochino in decadenza dopo la grande patristica, che vede la generazione e la sessualità in qualche modo coinvolta nel peccato originale. L'ho messo in privato perché mi sono accorto che ci sono varie, come dire, sfumature nell'ambito dell'interpretazione degli stessi padri. Quindi quando ci avrò, che sto terminando, un quadro completo, quindi potrò dire ci sono tre posizioni, questi dicono questo e questi dicono questo, posso poi integrare e precisare meglio tutto ciò che attiene alle fonti patristiche, fermo restando insomma le cose che comunque ho detto, perché lì ci sono proprio le citazioni testuali, un lavoro molto molto bello, è un lavoro dottorale, insomma, fatto, non dottorale, fatto da una persona che credo che sia un lavoro per il Magistero in Scienze Religiose, veramente qualcosa di straordinario, anche perché ci sono delle ricerche fatte proprio sulla patristica greca, sul Migne, quindi ha avuto la pazienza di andare a cercare le fonti dal greco e a tradurle, cioè io credo che una cosa del genere non sia stata mai fatta, insomma, quindi veramente un lavoro eccezionale, insomma, straordinario, e quindi consentirà di focalizzare ancora meglio questi aspetti, non soltanto con una rivelazione privata, insomma, peraltro Maria Valtorta è una mistica non ancora canonizzata, quindi queste cose sono tutte altre cose, come dire, che nessuno ci impedisce di crederci, ma sono, diciamo così, di fede umana, no? E certamente poi uno pensa e rielabora, però avere una caterva di fonti patristiche che in qualche modo alcune veramente molto molto vicine a quelle cose che adesso sentiremo, insomma, non è cosa da nulla, no? Quindi questo Maria Valtorta l'ha affermato chiarissimamente. Si noti con la Valtorta l'ordine di questi disordini inclusi nel peccato originale
E qui c'è una citazione sempre della lezione 23esima della lezione sull'epistola ai Romani. Attenzione, perché per chi non lo sapesse, cosa sono queste lezioni dell'epistola ai Romani? Insomma, su Maria Valtorta mi sono documentato, ho letto tutti gli scritti e so anche quello che il nostro Signore avrebbe detto. Allora, il nostro Signore aveva intenzione, dopo la grande opera del Vangelo e gli scritti, diciamo così, su varie tematiche che si trovano nei quaderni, di commentare tutto il Nuovo Testamento, dalla lettera ai Romani, che appunto dopo gli Atti degli Apostoli, cioè perché nell'opera sul Vangelo non ha fatto altro che, diciamo così, drammatizzare, ampliando insomma immensamente quello che noi già conosciamo dai Vangeli, d'accordo? Evidentemente non si tratta di scrivere un nuovo Vangelo, ma si tratta anche qui di renderlo vivo, quindi cioè di vedere anche, di approfondire tante cose che nei Vangeli evidentemente sono soltanto semplicemente accennati, no? Per esempio conoscere i tratti degli apostoli, come erano fatti, il carattere di Pietro, il carattere, cioè a mio avviso insomma è un qualche cosa di eccezionale. Lui aveva intenzione anche di procedere con tutto il Nuovo Testamento, dalla lettera ai Romani fino al libro dell'Apocalisse. Immaginiamo se avessimo avuto il commento dal libro dell'Apocalisse fatto da Gesù in persona. A un certo punto l'operazione è stata bloccata e la motivazione che ha dato Gesù è agghiacciante ed è molto adatta specialmente ad oggi, quando cade questa catechesi, che è mercoledì d'inizio della Quaresima, cioè tempo in cui il Signore ci chiama a convertirci e che non abbiamo un tempo illimitato per la conversione. Il tempo per la conversione è limitato, la conversione è una cosa urgente, non bisogna rimandarla e non bisogna soprattutto disattendere in maniera, diciamo così, troppo palese, troppo spregiudicata le indicazioni date da nostro Signore. Allora, che cosa è successo? Lui aveva dato una serie di indicazioni prudenziali per quanto riguardava la divulgazione e la promulgazione degli scritti, così capiamo anche un pochino di problematiche che sono successe, no? Che è successo? Che io adesso sintetizzo perché non ricordo tutti quanti i particolari, ma la sintesi è questa: le persone, quindi i ministri tra l'altro, quindi i padri che erano serviti dell'ordine dei serviti, incaricati di seguire Maria Valtorta o qualcuno del loro entourage, presi da eccesso di zelo, hanno cominciato a far circolare questi scritti senza tutte quante le accortezze, le cautele che Gesù stesso aveva chiesto, in particolare una montagna di imprimatur che consentissero una circolazione di questi scritti blindata, diciamo così, dalla garanzia di cattolicità. Allora, che è successo? Hanno fatto tutta quanto una serie di operazioni previe e chiaramente poi questi scritti sono stati attaccati. Questa è un'operazione chiaramente, a mio avviso, satanica. Però con la... se il nostro Signore Gesù Cristo dà un ordine, tu quell'ordine lo devi eseguire. E allora che succede? Dice, avete fatto questo? Avete messo in un mare di guai questa povera mia vittima? Perché immaginate la sofferenza, insomma, di Maria Valtorta quando si è vista, insomma, attaccare oppure distruggere una cosa per cui ci ha dato una vita, insomma, scritta dentro un letto, insomma, di dolore, no? E ho detto, allora io, a causa di questo, interrompo l'opera, interrompo il lavoro. Basta, finito. E si è fermata la lettera ai Romani. E così è stato. Io andrei con queste cose, rimango sempre, insomma, come dire, a prescindere adesso dal fatto contingente, il fondo di verità che c'è, anche se questo non fosse successo, è che noi dobbiamo stare attenti a non fare gli sciocchi, i leggeri, e a non disprezzare le grazie del Signore. Cioè, ci sono delle parabole evangeliche, mo faccio una parentesi un po' quaresimale, dato che oggi è mercoledì delle ceneri, la parabola delle 10 vergini, quelle che non c'avevano l'olio, a un certo punto la porta si è chiusa, sono rimaste fuori a bussare, a piangere in greco romano, aprici, aprici, no, il tempo è finito, stop. Gli invitati che non hanno accettato gli inviti, il Vangelo di Luca,
Adesso quelli lì che hanno rifiutato il mio invito, che c'avevano altro da fare, ma non se lo sogneranno manco la notte di mangiare con me al mio banchetto messianico. È Vangelo questo qui, non sono gli scritti di Maria Valtorta, è Vangelo canonico, è Vangelo che leggiamo in chiesa, d'accordo? Dicendo parola del Signore, d'accordo? È la rivelazione pubblica. Quindi ci sono tutta quanta una serie di brani evangelici che vanno presi molto molto sul serio, che ci fanno comprendere che la vita cristiana è una cosa seria. Cioè la nostra libertà può, come dire, causare la frustrazione di alcune cose che Dio avrebbe voluto fare. Io tremo quando leggo queste cose qui, perché dico sempre: Signore mio, per favore, per pietà, per compassione, per misericordia, aiutami, insomma, mettimi una mano in testa, inventati qualcosa, ma cioè, ci immaginiamo se ci troviamo dall'altra parte, io parlo per me, e mi ritrovo che per colpa mia, per causa mia, per qualche stupidaggine che ho fatto, qualche divino disegno è stato frustrato. Ma cioè, io sono un prete, anche se in buona fede do un cattivo esempio a qualcuno, quello non mette più piede in chiesa per colpa mia, ma dove me la vado a mettere io? Ma dove ci andiamo a mettere? Quindi adesso non dico queste cose, come dire, per far mettere l'angoscia, insomma, terrorizzare, far mettere paura a qualcuno, però quello che deve rimanere, insomma, è una certa serietà nell'intendere, nell'assumere le nostre responsabilità e nell'essere consapevoli, insomma, che cioè Dio è buono, ma non dobbiamo, come si legge nel Nuovo Testamento, prenderlo alla leggera, disprezzarlo, o peggio, prenderci gioco di Dio, si legge nel Nuovo Testamento. Non si può fare questa cosa qui. Perché Dio c'ha una pazienza grande, d'accordo? Grandissima. Grandissima. Ma a quanto c'è dato di comprendere, sia dalla rivelazione pubblica, sia da questi eventi che accadono, come dire, non è a tempo indeterminato. Quindi questo ci invita a procedere, si legge la lettera agli ebrei, se non ricordo male: attendete la vostra salvezza con timore e tremore. Timore e tremore non vuol dire che uno ha paura di Dio, ma timore e tremore vuol dire, cioè, cerchiamo di essere consapevoli per quanto sta in noi, pur pregando come San Filippo Neri: Gesù, tienimi la mano sulla destra, se no Filippo si fa turco, di non andare a fare stupidaggini, di non metterci in condizioni di chiudere i rubinetti della grazia. Ecco, Dio non li vuole chiudere, ma li chiudiamo noi. Quindi, a un certo punto Gesù ha detto: andata così? Bene, a questo punto stop. E ha detto a Maria Valtorta: io ti smemorerò del mondo nel mio amore. Da oggi in poi ce la vediamo io e te, per gli altri finisce qui. Questo è quello che si legge, insomma. Quindi uno ci può credere, non ci può credere, fa tutto quello che vuole. Io racconto i fatti nella loro sostanza, perché adesso non ho l'autobiografia e gli altri scritti davanti. Quindi ci sono rimasti l'opera sui Vangeli, i quaderni, la lettera ai Romani, anche il libro di Azzaria, che è un commento a Azzaria, a quanto racconta Maria Valtorta, era il suo angelo custode che gli ha commentato le letture delle messe domenicali, ovviamente in vetus sordo, quindi le domeniche dopo settuagesima, sessagesima, quaresima, poi non c'era un calendario come quello di oggi, quindi c'era una strutturazione anche del materiale biblico differente da quella degli anni liturgici attuali, A, B e C, con le letture sono oggi, insomma, no? Quindi, chiusa questa parentesi, però una parentesi importante, ecco, anche per, vi dico, ma il libro dell'Apocalisse commentato da Gesù, non ce l'abbiamo, non c'è. Cioè, su quel libro non c'è sta niente da fare, ci hanno sbattuto la testa, come dire, grandi santi, grandi dottori, fior di esegeti, ma io ho letto più di qualcosa, sì, certamente qualche grosso, diciamo così, canone di lettura interpretativo, c'è stato qualche progresso, non è che stiamo a zero, però rimane fondamentalmente un libro misterioso, criptico, ecco.
Ecco perché non bisogna stare andando dietro tutto quanto le chiacchiere, perché dentro l'Apocalisse, cioè dentro quel tipo di linguaggio, veramente uno ci può mettere dentro tutto il contrario di tutti. Quindi, beh, chiusa questa lunga parentesi, in ogni caso, da Maria Valtorta emerge, conformemente al dato biblico, quindi al racconto della Genesi, che il peccato originale è un peccato complesso. Quindi c'è la superbia. Il serpente dice: se mangiate, diventerete come Dio. Quindi diventare come Dio, e questo è, come dire, ciò che accomuna il peccato originale dell'uomo con il peccato angelico, perché pure Lucifero pare che ci avesse ambizioni di questo genere, no? Quindi che voleva andare un pochino. Poi la trasgressione, l'elemento della trasgressione, perché è stata fatta una cosa che da Dio era stata interdetta, era stata proibita. Perché il peccato proprio intrinsecamente è trasgressione nel senso di disobbedienza a Dio. Scriveva Sant'Agostino: il peccato è una disobbedienza a Dio fatta trasgredendo la sua legge. Quindi proprio questo è costitutivo formale, si dice in teologia del peccato, no? Poi dice: guardarono l'albero e che era Eva in particolare, no? Bello da vedersi, quindi la golosità l'appetisce, quindi gli fa gola, ma non gola nel senso della storiella della mela. Io sinceramente la storiella della mela, cioè non al peccato originale, ma che quello fosse la mela, ci ho mai creduto, insomma, no? Questa è veramente una cosa proprio ridicola, da bambini. Cioè, è possibile che il peccato originale era mangiarsi una mela? Dico, ma stiamo scherzando, stiamo, no? Cioè, io penso che Dio è sommamente intelligente, insomma, non si può, come dire, ridurlo in questo modo, no? Cioè, specialmente nel 2020, insomma, ci deve essere qualche cosa di serio. Ecco, e quello che lui diceva, la trasmissione della vita era un segreto, che Dio voleva rimanesse tale. E per violarlo c'è stato, come dire, l'attivazione, diciamo così, della dimensione sessuale. E quindi una trasformazione dell'originario piano di trasmissione della vita, che era differente da quello che noi conosciamo, causato dalla colpa originale. Questo è in sintesi. Adesso io riprendo qui, sentiremo nella lezione alla lettera ai Romani che cosa si legge al riguardo. Adesso comincio la citazione testuale. Hanno commesso i nostri progenitori il primo atto contro l'amore di Dio con la superbia, la disubbidienza, la diffidenza verso Dio, il dubbio sulla ragionevolezza del suo precetto, del suo dominio, la ribellione al precetto divino, la concupiscenza spirituale e per ultimo la concupiscenza carnale. Dico per ultimo. Alcuni credono che invece sia stato l'atto primo la concupiscenza carnale. No. L'uomo peccò prima contro Dio, volendo essere simile a Dio. Dio nella conoscenza del bene e del male e nella assoluta e perciò illecita libertà di agire a suo piacere e volere contro ogni consiglio divino di Dio. Uno. Quindi è questa comunque la cosa più grave del peccato originale. La superbia è il primo vizio capitale, non è la lussuria il primo vizio capitale. Poscia peccò contro l'amore, amandosi disordinatamente, cioè negando a Dio l'amore riverenziale che gli è dovuto e mettendo l'io al posto di Dio, odiando il suo prossimo futuro, cioè la sua stessa prole, alla quale procurò l'eredità della colpa e della condanna. In ultimo, peccò contro la sua dignità di creatura regale che aveva avuto il dono di perfetto dominio sui sensi. Ah, queste parole pesano una tonnellata, ogni sillaba. Il peccato sensuale non poteva avvenire sinché durava lo stato di grazia e gli altri stati conseguenti. Poteva esserci tentazione, ma non consumazione della colpa sensuale, sinché durava l'innocenza e perciò il dominio della ragione e del senso. Attenzione, eh? Questa è una cosa molto importante. Questa è una parola, un fatto molto importante, cioè l'aspetto carnale del peccato originale è stato il punto di arrivo di un processo cominciato dalla superbia ed è stato
come dire, assecondando la superbia e decidendo di trasgredire l'ordine di Dio, l'uomo ha perso la grazia e quindi ha potuto fare quel peccato, se no non l'avrebbe fatto. Poteva esserci tentazione, spiega, ma non consumazione della colpa sensuale, sinché durava l'innocenza e lo stato di grazia e quindi il dominio della ragione sul senso. Questo è in sintesi il peccato originale originante. Il primo anello, scrive la Valtorta, della catena con cui il verbo del padre fu tratto alla morte, l'agnello divino al macello. Attenzione, il primo anello della catena. Ok? Ah, nella nota, spiega Roschini. Tutte quante le fonti, anche lui ne dice diverse, però le cita, ma ci cita gli autori, ma non cita la fonte in senso stretto, e afferma: questa interpretazione valtortiana del peccato originale originante è fondata sul testo biblico, su alcune interpretazioni rabbiniche. Anche Filone di Alessandria assecondava questo tipo di lettura, per esempio, sulla letteratura patristica, ed è seguita da non pochi illustri esegeti e scrittori celebri dei nostri giorni. Fondata sul testo genesiaca, anzitutto, d'accordo? E nel modo che abbiamo visto. Per quanto riguarda le fonti delle interpretazioni rabbiniche, viene citato un testo del Coppens, La connaissance du bien et du mal et le péchés du paradis, testo del 1948. E per quanto riguarda l'interpretazione patristica, vengono nominati alcuni padri sia dell'Oriente che dell'Occidente. Dice: tra gli orientali incontriamo Giustino, San Giustino, Sant'Epifanio, San Gregorio di Nissa, San Clemente Alessandrino, San Massimo il Confessore e San Giovanni Damasceno. Confermo, questi ci sono tutti nel testo che sto leggendo io. Tra gli occidentali, Sant'Ambrogio, Sant'Agostino, Sant'Isidoro. Fra gli scrittori medievali, Alcuino, un anonimo medievale, San Bernardo di Chiaravalle, Ugo di San Vettore, Duns Scoto e il beato Giovanni Ruysbroeck. È necessario però tenere presente che, secondo il padre Asenzio, nessuno dei padri, sia orientali sia occidentali, addotti dal Coppens, proverebbe sufficientemente la legittimità di un'interpretazione sessuale del peccato originale. E infine ci sono gli esegeti e scrittori moderni. Allora, tra gli esegeti vi sono il professor Giuseppe Coppens, certamente a quei tempi, nell'opera Genesi, Introduzione e Storia Primitiva del 1968. Tra gli scrittori vi sono Jean Guiton, nell'opera dell'Époque Desidè dall'Ancien Testament, Testament, e Louis Bouilhet, oratoriano, nell'opera Le Trône de la Sagesse. Quindi non è una cosa così campata per aria, insomma, no? Quindi chiudiamo questa parentesi e procediamo. Il peccato originale originato, ossia quello che si trasmette a tutti i discendenti di Adamo ed Eva per via di carnale generazione. Questo è un altro punto fondamentale, questo qui, no? Cioè, perché il peccato originale si trasmette attraverso la generazione carnale? Nel peccato mi ha concepito mia madre. Su questo non c'è dubbio, questo fa parte del patrimonio dogmatico della Chiesa, eh? Il peccato originale si trasmette nell'atto del concepimento, questo è sicuro. Perché? Cioè, che ci dovrebbe essere di male nel concepimento? E perché Gesù è stato concepito per opera dello Spirito Santo, per esempio? D'accordo? Perché? E perché Giuseppe e Maria, pur essendo veri sposi, non sono stati marito e moglie? Perché? Perché la Chiesa latina ha sempre combattuto e difeso il celibato ecclesiastico dei sacerdoti? Perché? Pur essendo di fatto questo, non come dire, cioè un prete verrebbe ordinato validamente prete, anche se non fosse celibe. Cioè, gli apostoli,
erano sposati alcuni, certo che poi hanno lasciato la moglie, ma non c'è un'incompatibilità, come dire, sacramentale, quindi se viene ordinato per una persona che è sposata, il sacramento è invalido. No. Però come mai sancire questo legame indissolubile tra un rappresentante di Cristo e il suo celibato, tra il vergine per antonomasia che era Cristo e il suo ministro? Cioè, sono tutta una serie di domande che rimangono con dei punti interrogativi. Queste sono cose che ho già detto nell'altra versione di questa catechesi, no? Gesù ha elevato il matrimonio a sacramento, con tutte quante le bellezze intrinseche che c'ha. E avrà qualcosa a che fare anche il fatto del sacramento, cioè perché la Chiesa ci insegna, e questa è la dottrina della Chiesa, che la sessualità può essere esercitata solo all'interno del matrimonio tra un uomo e una donna. Cioè, questo, cioè, se possono offendere tutti quelli che vogliono, quanto vogliono, d'accordo? Cioè, il fatto che oggi siamo in tempi di, come dire, autoreferenzialità sessuale, nel senso che ognuno fa quello che gli pare e pensa che non ci sia niente di male, sicuramente, ma cosa le vanno a confessare? Questo è un fatto culturale dipendente dalla rivoluzione sessuale, ma la dottrina della Chiesa è rimasta sempre la stessa. Cioè, si arriva vergini al matrimonio, perdonatemi se sono così brutale, e si vive la sessualità nella dimensione coniugale, tra l'altro anche aperta alla vita. Aperta la vita, adesso non facciamo questi discorsi qui, si possono usare i metodi naturali, tutto quello che uno vuole, no? Perché? Perché? Punto interrogativo. Cioè, sono tutti quanti una serie di perché che devono avere risposta. Che devono avere risposta. Io adesso, ripeto, ho messo momentaneamente in privato quella catechesi perché prima mi completo tutto quanto il materiale, poi me la risento e poi eventualmente ci faccio le dovute, come dire, glosse, troverò un modo, no? Ma vedevo già alcuni commenti che arrivavano, di gente, cioè, ah, chi l'ha detto queste cose qua, stupidaggini? Dico, che modo è? Dico, cioè, io molto pacatamente ho presentato una posizione sollecitando delle domande, queste domande devono avere una risposta ragionevole, d'accordo? Può anche essere differente da questa, ma deve essere ragionevole e deve essere ragionata e deve essere chiaramente da darsi dentro l'ambito della rivelazione, perché è chiaro che se trovi una persona che non crede a niente, manca all'acqua Paola, d'accordo, che se ti parli del peccato originale ti ride in faccia, cioè, capito? Bene, il peccato originato è costituito essenzialmente dalla privazione della grazia santificante, grazia che Adamo avrebbe dovuto loro trasmettere se non l'avesse perduta per sé e per i suoi discendenti con il peccato originale, originante. E qui di nuovo, sempre questo capitolo 23, la lezione 23, scusate, della lezione sull'epistola di Paolo ai Romani. Come capostipite della famiglia umana, scrive la Valtorta, Adamo ha trasmesso come eredità la sua infermità nei suoi discendenti. Non avviene diverso quando un uomo tarato può creare dei figli, saranno anch'essi tarati. Cioè, la trasmissione del peccato originale di per sé, specialmente oggi che conosciamo tutte quante le malattie genetiche, cioè, non, cioè se tu inquini la fonte, è chiaro che vengono inquinate tutte quante le acque, d'accordo? Se un genitore ha una malattia genetica o trasmissibile appunto per generazione, è chiaro che sicuramente il figlio nascerà malato. Su questo non c'è nessun dubbio. E quindi il genere umano è infettato perché si è infettata la radice, la sorgente, che è Adamo. È chiaro che non ci abbiamo colpa, però questo è, non abbiamo colpa personale. Ecco. La grazia conferita col battesimo, dice, proseguo la lettura, sebbene non annulli tutte le conseguenze terrene della colpa, perché la concupiscenza ce l'abbiamo. Al cimitero ci andremo tutti quanti. Alle malattie siamo soggetti. Alle miserie, siamo soggetti. Alla sofferenza siamo soggetti. Alla debolezza siamo soggetti. A scienza infusa non ce l'abbiamo più, purtroppo.
E per imparare qualcosa tocca tribolare e tocca studiare, sai. Sebbene non annulli tutte le conseguenze terrene della colpa, fortemente vi aiuta a sopportare il dolore presente con la speranza del cielo. Vi aiuta a reagire e domare gli stimoli o fomiti con gli aiuti soprannaturali per i meriti di Cristo e i sacramenti a lui istituiti, da lui istituiti. Contro eventuali obiezioni, prosegue il testo, è necessario ricordare che l'uomo da se stesso si è volontariamente ferito e consciamente ferito. Deve perciò imputare le conseguenze di tali ferite a se stesso. Ma facciamo in tempo sicuramente a fare il secondo punto di questa sezione. Vediamo poi. Sì. Ah, la Madonna e il debito che ebbe di contrarre il peccato originale. Quindi il secondo punto, sempre di questo discorso ancora preliminare sul fatto dell'Immacolato Concepimento. Adamo ed Eva, capostipiti tarati, hanno generato figli tarati. E tutti sono tarati. La Madonna a un certo punto afferma: nacqui umanamente, ossia come nascono tutti gli altri. Quindi la Madonna non è stata concepita per opera dello Spirito Santo, a quello che sia che no, è nata da Gioacchino ed Anna, come sono nato io, da mio padre e da mia madre, come sei nato tu. Ed essendo nata come tutti gli altri, ossia discendendo da Adamo come tutti gli altri, cioè per via di naturale generazione, avrebbe dovuto contrarre anche lei, come tutti gli altri, la colpa originale commessa da Adamo, quale capo dell'umana famiglia, con la cooperazione di Eva. Quindi c'è stato proprio un miracolo che nostro Signore ha fatto, ed una sua volontà ben precisa e positiva, altrimenti la Madonna sarebbe stata come una di noi. Non si scampa a questa legge. Quaderni del 43, 16 agosto, si legge: senza uno speciale volere divino, Maria, nata da uomo e donna insieme congiunti secondo la legge della natura, attuale legge della natura, non quella prelapsaria, dicono alcuni, quindi prima della colpa d'origine, non sarebbe stata diversa da tutte le altre creature venute dalla radice contaminata di Adamo. Sarebbe stata una grande giusta, come molti e molte altre dell'antico tempo, ma nulla di più. Non sarebbe stata l'Immacolata Concezione. Da poco, è stata l'11 febbraio, quando all'ultima apparizione la Madonna, dopo tanto tempo, dice: mi dici come ti chiami, mi dici il tuo nome, io sono l'Immacolata Concezione. Senza un intervento particolare di Dio, questo non poteva essere possibile. Non contrasse perciò il peccato originale perché ne fu preservata. Ora, questa redenzione si chiama redenzione preservativa, quindi possiamo un attimo andare più avanti, no? E qui dice praticamente che anche San Tommaso d'Aquino, insieme a grandi dottori, e anche San Bonaventura, addirittura, che era uno francescano, non riuscivano a concepire una forma di salvezza diversa da quella redentiva o liberativa, cioè Cristo ti salva perché ti libera dal peccato. Se non ci sei caduto, vuol dire che tu sfuggi al piano salvifico di Dio. Ci ha voluto d'un scoto per dire: attenzione, ma non è così. Perché esiste un'altra forma di salvezza che ha trovato un solo caso, che è quello della Madonna, che è la redenzione preservativa, cioè non ti faccio rialzare dopo che sei caduta, non ti faccio cadere. Perché? Perché abbiamo appena detto che se non ci fosse stato un intervento positivo e volontario di Dio, la Madonna sarebbe nata come tutti gli altri, quindi Dio ha impedito che contraesse la colpa d'origine e quindi ha dovuto compiere un gesto salvifico in vista dei meriti di Cristo. Capito? Quindi c'è un'altra forma di salvezza. Ora, sorpresa. Cosa si legge negli scritti di Maria Valtorta? Che di questa cosa alla Madonna sapete chi gliene aveva parlato? Il padre Gioacchino. Uno degli episodi più commoventi, a mio avviso, dell'opera. Nell'opera si legge, comincio a citare, che la piccina, dopo aver detto alla mamma di voler essere vergine, aggiunse: la Madonna, bambina di 3 anni, però vorrei anche essere peccatrice. Tanto peccatrice se non temessi di offendere il Signore,
Dimmi, mamma, si può essere peccatrici per amore di Dio? Sentite la Madonna, cioè che incredibile. Dice, ma che dici tesoro? Gli risponde Sant'Anna, io non comprendo. E la Madonna riprende, dice, voglio dire, peccare per poter essere amato da Dio che diviene salvatore. Sentite Maria Santissima, che grande. Si salva chi è perduto, non è vero? Ma io vorrei essere salvato dal Salvatore, per avere il suo sguardo d'amore, e per questo vorrei peccare. Ma non fare peccato che lo disgusti. E come può salvarmi se non mi perdo? Ma cioè, se sentire queste cose, a mio avviso, proprio è il top, proprio, no? Cioè, devo essere peccatrice perché se no il Messia non mi guarda, non mi salva. Però non mi fate fare un peccato troppo grande perché non lo voglio disgustare. Cioè, incredibile. Anna è sbalordita e non sapeva che dire. La soccorre Gioacchino, che camminando sull'erba si è avvicinato senza rumore dietro la siepe dei tralci bassi. E sentite San Gioacchino che cosa gli dice. Ti ha salvato avanti, perché sa che tu lo ami e vuoi amare lui solo. Per questo tu sei già redenta e puoi essere vergine come tu vuoi, anche qui. Negli scritti di Maria Valtorta, ma questa è tradizione della Chiesa, non sono scritti di Maria Valtorta perché noi festeggiamo la festa del 21 novembre, che è la presentazione di Maria al Tempio. La Madonna, la prima creatura a sentire e a voler fare il voto di verginità. Ma perché? Perché? Un altro perché, no? Riprendiamo il testo, chiusa parentesi. Davvero, padre mio? Maria gli si stringe ai ginocchi e lo guarda con le chiare stelle dei suoi occhi, così simili a quelli paterni, così felici per questa speranza che il padre le dà. In verità, piccolo amore, guarda, io ti portavo ora questo piccolo passero volato al suo primo volo presso la fonte. Avrei potuto lasciarlo, ma le sue deboli ali e le zampine di seta non avevano forza di sollevarsi. Al nuovo volo, o di trattenerlo sulle pietre mucose che scivolano, sarebbe caduto nella fonte. Non ho aspettato che avvenisse. L'ho preso e te lo dono, ne farai ciò che vuoi. Il fatto che è stato salvato prima di cadere, il fatto è che è stato salvato prima di cadere nel pericolo. Guardate che si è inventato San Gioacchino. E lo stesso Dio ha fatto con te. Ora dimmi, Maria, ho amato di più il passero salvandolo prima o l'avrei amato di più salvandolo poi? La Madonna le risponde, ora l'hai amato, perché non hai permesso che si facesse male con l'acqua gelata. E Gioacchino le risponde, e Dio ti ha amata di più, perché ti ha salvata avanti che tu peccassi. Uè, per dire queste cose qui, ci sono voluti 1300 anni prima che nascesse d'un scoto, per capire questa cosa qua dai tempi di Cristo. E San Gioacchino l'aveva capita 1300 anni prima senza essere teologo e senza essere professore alla Sorbonna, come era San Tommaso, insomma, no? Ed io allora lo amerò del tutto, riprende Maria, del tutto! Passerino bello, io sono come te, il Signore ci ha amati in modo uguale, dandoci salvezza. Ora io ti alleverò e poi ti lascerò andare. E tu canterai nel bosco e io nel tempio, le lodi di Dio, diremo manda il tuo promesso a chi attende. Oh papà mio, quando mi conduci al tempio? Presto, mia perla, gli risponde Gioacchino. Ma non ti duole lasciare il padre tuo? Tanto, risponde la Madonna. Ma tu verrai e poi se non facesse male che sacrificio sarebbe? Cioè io quando sento queste cose, cioè, qui dentro c'è la quinta essenza della Madonna, non serve commentarle, capito? Cioè se l'ha inventato Maria Valtorta, bene, si è inventata una storia proprio non verosimile, di più. Non è, io non lo penso, no? Personalmente, insomma. Però, cioè, qui c'è la quintessenza. Maria bambina era così. Cioè, io nel cuore ne sono proprio interiormente persuaso, insomma. E San Gioacchino è stato un fenomeno. Cioè, assolutamente, assolutamente degno padre di tanta figlia. Quanto viene riferito in questo racconto sulla redenzione preservativa è stato poi echeggiato da Cristo suo figlio in un suo discorso tenuto dinanzi ad alcuni apostoli nel Getsemani. Durante il secondo anno della sua vita pubblica disse Gesù
Un giorno, udite, mi raccontava mia madre di quando era una fanciullina, non aveva ancora 3 anni, quindi ecco, qui non, la Madonna non aveva ancora 3 anni in questo episodio, perché ancora non era nel tempio e il cuore le si frangeva d'amore, dando come fiore e oliva pigiati e franti nel torchio tutti i suoi oli e i suoi profumi. E in un delirio di amore, diceva alla madre sua che voleva essere vergine per piacere di più al Salvatore, ma che avrebbe voluto essere peccatrice per poter essere salvata. E quasi piangeva perché la madre non la capiva e non sapeva dirle come si può fare ad essere la pura e la peccatrice insieme. Le dette pace suo padre, portandole un piccolo passero che egli aveva salvato mentre pericolava sull'orlo di una fontana. Le fece la parabola dell'uccellino, dicendo che Dio l'aveva salvata in anticipo e che perciò lei lo doveva benedire 2 volte. E la piccola Vergine di Dio, la grandissima Vergine Maria, esercitò la sua prima maternità spirituale su quel nidiace che ella rese al volo quando fu forte, ma che non lasciò mai più l'orto di Nazareth, consolando coi suoi voli e coi suoi cinguettii la triste casa e i tristi cuori di Anna e Gioacchino dopo che Maria fu nel tempio. Morì poco prima che spirasse Anna. Aveva finito il suo compito. Pure qui, questa glossa di Gesù è da brivido proprio, stupenda, bellissima. Facciamo in tempo a concludere forse una questione elegante. Conobbe Maria Santissima di essere stata concepita senza peccato originale? A questa domanda Maria stessa avrebbe dato alla veggente la seguente risposta negativa: io non sapevo di essere senza macchia, non potevo pensare di esserlo. Il solo pensarlo sarebbe stato presunzione e superbia, perché nata da umani genitori non mi era lecito pensare che ero proprio io l'eletta ad essere la senza macchia. E quando l'ha capito la Madonna, lo comprese nell'Annunciazione. Perché rimase turbata al saluto dell'angelo? Perché se un angelo ti dice piena di grazia, il Signore è con te, t'ha già detto tutto. Ti ha detto tutto. Tu non potresti essere piena di grazia, il Signore non potrebbe essere con te se ci fosse macchia lì di peccato. E quindi tu sei senza peccato originale. Occorre aggiungere che neppure i suoi genitori, Gioacchino ed Anna, compresero il singolare privilegio di cui Dio aveva adornato la loro figliola. Un giorno Giuda Iscariota rivolse a Gesù questa domanda. Gioacchino ed Anna sapevano che ella era la vergine prescelta? E Gesù rispose: non lo sapevano. E allora come poté dire Gioacchino, obiettò Giuda, che Dio l'aveva salvata in anticipo? Ciò non allude al suo privilegio sulla colpa? Vi allude, risponde Gesù, ma Gioacchino parlava per bocca di Dio come tutti i profeti. Lui pure non comprese la sublime verità soprannaturale che lo Spirito metteva sulle sue labbra, perché era un giusto Gioacchino, tanto da meritare quella paternità. Ed era un umile. Non vi è infatti giustizia dove è superbia. Lui era giusto ed umile, consolò la figlia per amore di padre, l'istruì per sapienza di sacerdote, perché tale era, essendo tutore dell'arca di Dio, quale è Maria Santissima. La consacrò come pontefice nel titolo più dolce, la senza macchia. Un giorno verrà che un altro canuto pontefice dirà al mondo: oi, sentite, qui Gesù sta parlando a Giuda, un altro canuto pontefice, sta parlando di Pio IX. Un giorno verrà che un altro canuto pontefice dirà al mondo: era la concepita senza macchia. Ci potrebbe stupire questo particolare, ma spero che nessuno pensi che Gesù, quando era sulla terra parlando con Giuda, non sapeva che l'Immacolata sarebbe stata fatta da Pio IX esattamente l'8 dicembre del 1854. Siete d'accordo? Perché Gesù lo sapeva molto bene. Un giorno verrà che un altro canuto pontefice dirà al mondo: ella è la concepita senza macchia, e darà al mondo dei credenti questa verità come articolo di fede non impugnabile, perché nel mondo da allora, sempre più sprigionantesi in un grigiore nebbioso di eresie e di vizi, un secolo e mezzo fa, adesso non parliamo di come ci siamo ridotti, splenda pienamente di scoperta la tutta bella di Dio, incoronata di stelle, vestita di raggi di luna meno puri di lei, e sugli astri appoggiata la regina del creato e dell'increato, perché Dio re ha per regina nel suo regno
Maria. Dietro questa chiara risposta, Giuda replica dicendo: allora Gioacchino era profeta? Era un giusto, gli risponde Gesù. La sua anima disse come un eco ciò che Dio diceva alla sua anima amata da Dio. Quantunque ignara del suo singolare privilegio, tuttavia Maria ne sperimentava gli effetti. Io, dice Maria, avevo tutti i doni di Dio della mia condizione immacolata, ma non sapevo di esserlo. Però nell'anima mia essi erano attivi e mi davano spirituali forze. Possiamo concludere, perché dopo, ecco, comincia la seconda sezione dedicata al fatto dell'Immacolato Concepimento. Vedete come, che meraviglia, insomma, come siamo stati portati dentro misteri meravigliosi, ma con la famosa teologia viva di questi scritti. Penso che l'episodio di Gioacchino che racconta la parabola dell'uccellino, così come è avvenuto, e col commento che gli ha fatto poi sopra Gesù, penso che siano delle chicche, insomma, delle pietre miliari di bellezza spirituale che ce le porteremo senza dubbio nel cuore. Alla prossima, con la benedizione di Dio, alla cui gloria sempre tutto volgiamo e dirigiamo. Dio vi benedica e la Madonna vi protegga.